Ok, benvenuti a tutti, siamo agli ultimi step di Asia Oceania e siamo ancora con tre circuiti, adesso andremo a fare questo e poi, scusate un attimo, devo vedere se c'è la postina, il pacco, cos'è, non lo so. Ok, dunque io direi di tenerci questa bestiolina qui perché oggi mal di schiena, boh. Andiamo in campo, andiamo in pista, andiamo a farci questo, dai, facciamo un pochettino ombrato? No, l'acqua no, non la voglio l'acqua. Facciamo così, alle 6 del pomeriggio andiamo a prenderci altri crediti, faremo anche l'ultimo step con gli altri due circuiti, poi vedremo, in un altro momento vi porterò qualche gara singola, qualche evento personalizzato, io ho già salvato le impostazioni e avevo già fatto quello del primo step dove c'è il circuito ovale in America, l'unico che mi dà per aumentare questi benedetti crediti, perché devo comprarmene tutte e due le macchine, perché se ne vado a comprare una sola poi me li scala e non li ho più per comprare l'altra. Non ne mancano tanti, io vorrei arrivare a 1 milione, però è lunga la strada. Va bene, vi informo che è già iniziata la Coppa del Mondo per club, terza edizione col Napoli e gran bella partita con l'Atletico Madrid. Vi invito a guardarla. Abbiamo rischiato, l'Atletico è forte, però ci siamo impossessati bene della nostra identità. Andiamo in pista. Silenzio, questo è difficile. Brutta curva, subito così iniziare. Si prende crediti anche se si arriva ultimi, però ne prendi di meno, non li prendi completi. E se non riusciremo, pazienza. Tanto adesso cerchiamo già di mangiarci questa. E abbiamo già scalato una posizione. Rettilineo, dobbiamo prendere un po' di scia e ne passiamo altre due forse. Prima della curva finale, attenzione a questo che viene a chiudere. Andiamo in quarta posizione, bella. Anzi, in qui. Andiamo in quarta. Io sono sulla scia, sei tu che mi chiudi, eh? Solita storia. Io sono sulla mia scia, sono all'interno, di più non posso andare, se no vado nell'erba. Vorrei arrivare almeno secondo. Qui ci manderà all'esterno, lasciamolo affiancato così senza buttarlo fuori. Una fiancata non guasta, andiamo in seconda ragazzi, saliamo in seconda posizione, ultimo giro quasi. Tenuta bene qua, la grande. Vedete l'importanza di avere un po' di elaborazione, che bello questo Clio, ribassata, molto bella. Devo capire se riesco a farla anche la mia ribassata così, perché tengono molto di più attenzione. La Renault Sport Clio, io avevo la Renault Clio WAP del 98, ho dovuto demolirla perché grazie a una ditta che non mi ha tenuto a lavorare ho dovuto lasciarla ferma perché non avevo più i soldi per l'assicurazione e mi si è ossidata tutta la batteria, ha mangiato i tubi, è un casino, io ho sbagliato, io avrei dovuto accenderla, farla girare ogni tanto, ma altri errori che si pagano nella vita anche con le macchine. Andiamo.
si viaggia, faremo anche gli altri due dell'ultimo step, poi più avanti vi porterò in registrazione qualche gara personalizzata dove, ripeto, ho già salvato le impostazioni. Chiaramente difficoltà normale, mettiamo sempre gli aiuti perché almeno mi facilitano un po' di più e andiamo a vincere. Bene, anormale non sono troppo difficili, però se vuoi fare i crediti piano piano e prendiamo i 10.000 e alziamo l'asticella del giro bonus. Andiamo. Ah, ok, andiamo a farci gli ultimi due circuiti dell'ultimo step dopo America e Europa, gli ultimi due dell'Asia. E poi chiuderemo con le gare singole, ve l'ho fatte vedere tutte, un po' guidate da cani in certi aspetti, però il resto devo dire che me la sono cavata. Più, vedete, qui ci va la GR4, questo l'ho fatto, sono arrivato quinto. Vabbè, pazienza. Allora, andiamo a farci questo e lo facciamo senza il bagnato, non lo voglio il bagnato, no, troppo buio così. Ok, andiamo a farci questa gara, sempre con questa bestiolina, poi l'ultima cambieremo macchina, magari prendiamo la Maserati, vediamo. Perché più piccola prendi la macchina, più ti alza i crediti se arrivi primo, più la prendi potente, più ne prendi di meno, ovviamente a livello normale è così, poi ancora con gli aiuti. Ma a parte che gli aiuti non penso che c'entrino, io li metto perché non conoscendo i circuiti almeno la frenata mi aiuta. Anche se delle volte devo aiutarlo io a frenare, perché non è tutto al 100%, attenzione. Bene, dai, andiamo a farci questi ultimi due ragazzi, poi ci salutiamo. Spero che questa serie vi sia piaciuta e andiamo in pista. Silenzio assoluto. Qui c'è Amazon che sta scaricando, sotto di me, un po' di pacchi, non so cosa c'è dentro, lasciamo perdere. Andiamo avanti. Questa Lancia Stratos, ah, me la ricordo questa, anni 70, certo. Ero bambinello, ma me la ricordo, quando andavo in prima elementare c'erano queste macchine qua. Le macchine veramente. Questo è un bel circuito veloce. Ho dovuto frenare perché sennò gli passavo dentro. Se non volete incurare andate a colpetti. Ah, questo è bellissimo, questo circuito è molto molto veloce, c'è anche nelle gare musicali, che però non le faccio perché lì vinci solo la coppa. La Mazza qua è potente, ci ha passati. Galleria. Lasciamo allargare tranquillo e andiamo, tanto ce n'è spazio. Attenzione a questa curva che è brutta dopo il sole. L'ho tenuto col freno ma senza farmi battere dentro, perché non era giusto chiudergli la traiettoria, avrei avuto possibilità di passare già al primo giro. Andiamo a passare la Lancer Euro. Questa è una macchina degli anni 90, bellina, me la ricordo anche questa, l'avevo vista, non penso in Italia, ma forse qualcuna, sì, a Torino magari, non mi ricordo. Ragazzi, questa macchina fa quasi come una Formula 1, non proprio, perché la Formula 1 fa i 300 e passa all'ora, vabbè. Attenzione. Aggiustatina col freno perché mi sono accorto che mi stava scappando, e andiamo a buttare giù il secondo giro di questo penultimo step di gare singole, veloci ma singolari, non c'è questo gioco, ripeto, colpetti, acceleratore, poi aprite tutto in curva, quando va quasi per chiudere, aprite, vai. Altra storia qui, la lasciate andare senza frenare perché sennò andate dritti e poi date tutto quello che deve andare la macchina. Ah, Madonna, che male.
andiamo a vincerci anche questa e battere pure il record in giro, 1.42, vediamo se sì, ce la facciamo. Vai. Mi piace sta macchinina qui, l'ho elaborata abbastanza bene. E dai, siamo quasi a 700.000, perfetto, andiamo a farci l'ultimo step, ragazzi, però cambiamo macchina, dai, mettiamo la Maserati, andiamo a cambiare macchina, andiamo a farci il prossimo circuito, poi ci salutiamo, eh. Grazie a tutti come sempre per le visualizzazioni, il giorno che qualcuno si stuferà non è obbligato a rimanere, vi potete anche disiscrivere se non vi piace più il mio canale, è piccolino, solo per passione, quindi... Eccola qua. No, le altre non le metto perché non... No. Adesso vedrete come si abbassano i punti. Eccolo qui, l'ultimo circuito. Andiamo a farlo alle... Dai, facciamolo alle 6. Ecco, vedete. Da veramente poco, eh. Comunque. Perché in base alla potenza delle macchine che hai. Certo che se prendo una mini minor che non è elaborata, però la vedo lunga perché magari le altre mi arrivano elaborate. Ciao. Come quello step là che non riesco a abbassare i punti prestazione o alzarli, ma rendendola più potente quella macchinina lì, non riesco a capire come si fa, anche perché adesso non posso comprare tutte le parti che mi mancano per le macchine, perché devi comprarle poi macchina per macchina, non è che le compri una volta e ce le hai tutte, quella è un po' una cagata, bastava comprarle una volta, invece devi sempre poi avere i soldi per comprarle, quello è un casino secondo me. Bene, forza ragazzi, andiamo con questa bestia, casa Maserati, tutto il motore che c'ha, chiaramente le macchine sono più potenti, anche qua quelle che ho contro l'intelligenza artificiale, non è che ti mette le 500, Ecco, ma perché mi chiudi? Perché mi chiudi? Se vedi che io sono in traiettoria, perché mi devi chiudere? Questo è lungo, questo circuito. È la parte opposta, si gira al contrario. Come si riprende subito quando apre, chiaramente davanti abbiamo la Jaguar, abbiamo macchine molto più potenti di questa, però attenzione qui che la curva brutta, allargati un po'. Duello con la Jaguar R14, gran macchina, guardate che bella. Un po' di freno qua, senza schiacciare a fondo, tenete la macchina curvata e accelerate. Porsche Carrera, primo tipo forse, no, non, sì, è Carrera quello lì, sì, forse una delle prime, gran macchina che quella lì. Gran frenata qua, tutto di mio, eh. Ah, qui ho sbagliato leggermente, mi sono allargato, attenzione perché ce l'abbiamo quasi dietro, a parte che deve frenare lui dopo di me, quindi questo è un vantaggio. Qui apriamo, tenete premuto l'acceleratore come me l'ha messo il signor David, che vanno benissimo. Gran tempo, 50 secondi. Dobbiamo battere l'1.32.728, vediamo se ci riusciamo. E poi ragazzi ci saluteremo e poi porterò qualche gara personalizzata con molte più macchine per arrivare a questi fattiri. Tanto andrò a vedere quanto mi costano quelle lì, perché mi sembra che costano anche di più di 400. E quindi finché non ho i soldi non compro niente e non faccio i step da corsa e quelli
li farò per conto mio. Grande, mamma mia, beh, ma oh, Maserati, non è che è una mini minor. Vedi, vabbè, però 3.500 ci porta quasi a 700.000, perfetto. Allora, dopo con questo si conclude le gare singole. Vi faccio vedere la personalizzata, come ho messo le impostazioni, così qualcuno mi può dare anche dei suggerimenti, ci mancherebbe. Porterò qualche gara personalizzata, adesso in America l'ho già portata. E niente, vabbè, ve li posso far vedere anche qui. Voi andate qua, fate gara personalizzata, fate questo circuito, no? Vedete, io ho messo questi. Vedete, se arrivate primi 4100, livello intermedio, giro, tipo di gara giro, tempo limite non l'ho messo, griglia di partenza il massimo, possiamo alzare anche fino a 20 autovetture. Poi intervallo partenza lanciata a 20 metri, si può anche diminuire. Turbo io l'ho disattivato. Danni meccanici nessuno. Vabbè, questo però si deve poi vedere. Numero di giri no, direi non due, ma facciamo anche una decina che vanno più che bene. Numero di auto 20, griglia di partenza 20, partenza lanciata 20 metri, turbo, danni meccanici nessuno. Facciamo realistici, no? E poi consumo carburante assolutamente 50%, così abbiamo la metà giusta. Se si consuma andiamo a riduzione, mettiamo tutto realistico visto che abbiamo gli aiuti. Meteo predefinito, personalizzato, lasciamo predefinito. Modalità pari condizioni, sì, metteremo velocità, avanzamento tempo 1 per boh, non so cosa sia sta roba. Fase della giornata, vabbè, possiamo mettere pomeriggio, meteo predefinito, adesso asciutto sereno, nitro, moltiplicatore tempo utilizzo, sistema di sorpasso, lo lasciamo predefinito, velocità, usura gomme 50% possiamo mettere, questo io non l'avevo visto, intensità, cos'è questo? Scia, realistica. Partenza lanciata, poi c'è gli altri, no? C'è quelli delle meteo orario, queste cose qui. Poi abbiamo questo, poi c'è questo, impostazioni rivale, monomarcia, riauto, seleziona per tipo di garage. Seleziona per tipo di auto si potrebbe fare. Livello intermedio va bene, perché anch'io gioco normale. Penalità taglio metteremo tutto sì, mettiamo, faremo poi proprio un po' realistico. Io l'avevo fatte su questo circuito qui, vedete, avevo gara personalizzata, vedete, avevo messo 10 griglia di partenza, ma possiamo metterne anche di più, vedi, avevo non so se devo andare a ritorno alla mappa, cos'è? Ah, ok, vabbè, comunque le gare personalizzate le avete viste, sono un po' così, ok? Ragazzi, io vi do il buongiorno, ciao a tutti e buon pranzo.